Ciao da Mario, bentornati nel canale. Oggi apriamo questo pack alleato di Ahsoka Tano che ci serve per appunto giocare a Assalto Imperiale al nostro Star Wars. Questo è uno dei miei personaggi principali. Se avete visto Clone Wars sapete perché, se non l'avete visto vi consiglio di andare a vedere i cartoni. Sono sei serie da tot di episodi l'una, adesso non ricordo se 15 o 20. Forse 20 episodi, ma sono bellissimi, sono fatti molto bene, il testo è bello, la grafica è bella, come è fatto il cartone è bello, la trama c'è, quindi sono molto belli. E niente, sono uno spin-off appunto di Star Wars. Bene, bando alle ciance, andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Ok, eccoci all'apertura di Assalto Imperiale Pack Alleato Ahsoka Tano, uno dei miei personaggi preferiti. Vediamo qua come aprirlo senza rovinare troppo la scatola. Io direi di fare da qua, potrebbe essere una bella idea. Sì, che apriamo da sopra, potrebbe essere una bella idea, e vediamo cosa c'è dentro, perché magari uno che vuole acquistare dice: ma chissà se acquisto qualcosa che mi piace oppure no. Bisogna aprire anche un fianco perché altrimenti non. Lì, sopra e un fianco. Vediamo un attimo. Qui c'è. Allora, qui ci sono quattro token. Uno con la freccia, cioè due con la freccia. Là c'è Ahsoka. Girata in là, ovviamente, girata verso. Sono due token con la freccia e due con la stella. Salto imperiale, bla bla bla. Allora, qua c'è. Vediamo, qui c'è Ahsoka Tano, istigatrice ribelle. Vediamo cosa dice. Questa sicuramente è una missione. Segnalino potere. Contenuto: una miniatura di plastica, una carta schieramento, ovviamente. 5 carte comando, 2 carte missione e scontro diretto e una carta missione secondaria. Questa è la mappa. Ovviamente poi dice anche qua gli elementi che servono per costruire questa mappa. E per giocare mi sembra che serva il pack, questo qui, Cuore dell'Impero. E questa è un'altra mappa, quindi sono due, c'è cioè una dimora invasa, che è una e distretto notturno di Oscru, che è. Sono due missioni, capitano, fine della missione. Ahsoka Tano cosa fa? Bene, bene, bene. Round 6, fine della missione, quindi si svolge tutto in 6 round. La mappa è molto carina. Gruppo iniziale, droide sonda, droide sentinella rosso, l'ufficiale imperiale, i gruppi di riserva, c'è l'ufficiale imperiale ancora, gruppi aperti 3. Boh, direi che è questo il pack. Questo è quello che c'è tu, ciò che c'è dentro. E la nostra cara e bella Ahsoka Tano, eccola là. È laggiù. Non so se si vede, ma è laggiù. Adesso non sto a aprirla. Adesso l'apro quando. Però aspetta, se io apro così, dopo metterò lo scotch. Metto lo scotch, dai, metto lo scotch. Apro. Dopo metto lo scotch. Apriamo così. Apriamo così. Ed eccola qua. Ecco. Eccola qua. Non so se si vede forse con lo sfondo scuro. Così. Così. Forse così a sfondo scuro. Eccola qua. Eccola. Non so se la telecamera inquadrerà in modo bello, diciamo, visibile. Ovviamente se fosse a colori sarebbe molto più bella, ma io non so disegnare. O chiedo a qualcuno di farmela, oppure la lascio così, perché sono tutti così, dovrei. Sono tutti nocciola chiaro i personaggi di Star Wars, quindi di Assalto Imperiale, quindi o la lascio così insieme a tutti gli altri oppure li pitturo tutti.
deve essere un'unica cosa, o tutti di un tipo, o... E qui ci sono le carte, appunto, che dicevano, c'è anche la bustina, beh, perfetto, che le bustine non guastano mai. Qui c'è appunto la missione, qui c'è Sokatano, qui c'è una dimora invasa, eccola qua, e qui ci sono le due missioni. Eccole qua, e qui ci sono le carte. Dovrò cominciare anche a imbustare le carte. Specchio riflesso, lancio di forza, salto di forza, equilibrio nella forza e non ci ricasco. Benissimo, io sono molto entusiasta, sono molto carico per questo gioco, sono innamorato di Assalto Imperiale e dei personaggi ovviamente. Clone Wars poi è una serie di cartoni, io l'ho vista in inglese, ma è una serie di cartoni meravigliosa. Questi li mettiamo qua, mettiamoci anche questo, prendiamo il gettone e voilà. Fine dell'unboxing. Eccoci qua, bentornati. Ho già richiuso il pacchetto con lo scotch. Anzi, quasi quasi tiro fuori il personaggio e tutto l'interno e lo metto dentro al cuore dell'impero. Perché tanto questo io mi sa che lo userò spesso come personaggio perché mi piace molto. E quindi mi sa che lo metto dentro qua all'espansione del cuore dell'impero. Vabbè, comunque detto questo, lo metto insieme agli altri, la scatola, e abbiamo aperto appunto un pack alleato e niente, adesso andiamo a aprire uno dei cattivi, andiamo a vedere chi, e poi dopo niente, ci vediamo al prossimo video, al prossimo unboxing. Ciao da Mario!